4-4, un pareggio alla fine che, secondo voi, che, qual è il tuo commento della gara? Ah, un pareggio che sicuramente dà del rammarico, perché vai in vantaggio 2-0, poi vieni ripreso, ritorni in vantaggio, poi ritorni, vieni ripreso, quindi non è facile da digerire, però non è neanche da farne un dramma e si può guardare sia il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto. Da difensore ti dico, prendere 4 gol non è bello, quindi da domani ci metteremo di nuovo lì per la partita di mercoledì e niente, andiamo avanti. Comunque è un pareggio contro un'ottima squadra. Quindi ci racconti l'azione del gol, il tuo gol? Ah, il mio gol è stata una punizione di Marco, l'ho spizzata, l'ho girata sul secondo palo, andata dentro. Cioè, ti stai anche abituando bene, la verità, no? Sì, sarebbe meglio se poi fossero arrivati, cioè il mio gol fosse servito per portare a casa i 3 punti. Però dai, mezza gioia, mettiamola così. E ti chiedo ancora 2 battute. La prima sui 2 gol nel finale del Sedico, c'è stato un po' di. Avete ballato un po' dietro.